Passiamo al quesito numero 5, che come avrete capito è molto collegato a quello che abbiamo già visto al numero 3, cioè la performance muscolare, perché chiaramente la caduta nella sua parte finale è legata a una competenza neuromuscolare e i rapporti tra sistema nervoso e sistema muscolare vanno ben oltre il fatto che il muscolo per funzionare è collegato chiaramente all'impulso nervoso, ma va ben oltre in quanto ormai è noto come l'attività fisica, quindi l'attività, il movimento, siano strettamente correlati con la funzione cognitiva, tanto che anche l'altro giorno abbiamo presentato all'Istituto Superiore di Sanità il nostro progetto per il Fondo Demenze, che riguardava gli interventi non farmacologici sul disturbo cognitivo, e uno degli interventi proposti era proprio quello dell'incremento dell'attività fisica. E tanto è più questo rapporto importante dimostrato dal fatto che, per esempio, coloro che hanno un deficit cognitivo, parliamo di una quota di popolazione anziana rilevante, soprattutto sopra gli 80 anni, coloro che hanno un deficit di funzione cognitiva hanno anche generalmente una riduzione dell'attività. La caduta, le interrelazioni di questo evento con altri parametri della fragilità la vediamo in questa diapositiva. Questi sono i dati raccolti dall'infermiere di famiglia e comunità della Valtreglia nell'ambito del progetto Consenso, e si vede come la risposta positiva al quesito "è caduto uno più volte durante lo scorso anno" raramente sono risposte che sono risposte che riguardano solo la caduta, ma spesso si associano a risposte positive ad altri item, 1, 2, 3, 4, 5, fino a 5 item. Ma vedete che quindi e oltretutto, a conferma di quello che vi dicevo, l'associazione più frequente che è stata trovata tra caduta e gli altri item del Sanfrecce è col quesito numero 6, quello che avete visto prima che vi annoiassi con l'SPPD, dalla brillante invece oratrice, e del quesito proprio della memoria. Quindi la caduta in qualche modo è un epifenomeno proprio della fragilità, ed entra a ragione tra i parametri fondamentali della fragilità. E vedete come in questo vecchissimo lavoro già si metteva in rapporto la sarcopenia, l'avete vista, la fragilità nutrizionale, e l'avete visto con Maddalena, e le cadute, quindi una triade quasi indissolubile. E come lo stato di fragilità, altra vecchissima diapositiva di Linda Fried, predice outcome negativi, e vedete, tra questi 5 item ci sono proprio l'incidenza di
di cadute, perché peggioramento della mobilità, peggioramento della disabilità, ospedalizzazione. Quindi le cadute sono un elemento cardine nella valutazione della fragilità, tanto che sono molto frequenti nella popolazione anziana. Si calcola che nella popolazione al di sopra dei 65 anni, circa il 30, in un anno, circa il 30% possa lamentare una caduta. Per fortuna, nella stragrande maggioranza dei casi, sono cadute che non determinano episodi clinicamente gravi. Più evidente sono le fratture. Però vedremo qualche, se non sbaglio, qualche diapositiva che riguarda uno stato psicologico che incide negativamente sulla mobilità in genere, che è la famosa cosiddetta paura di cadere. La paura di cadere è molto frequente in chi ha già sperimentato almeno una caduta e può innescare anche lì un ciclo che peggiora sempre di più la capacità e la possibilità di muoversi della persona. I fattori di rischio sono molteplici e questo ci dà ragione del fatto che questo evento, l'accaduta, sia così frequente nella popolazione anziana. Li possiamo suddividere in fattori intrinseci e in fattori estrinseci. E vedete, ci sono segnati tra i fattori intrinseci, alcuni in grassetto, che sono la debolezza alle estremità inferiori, elemento che si associa alla velocità del cammino, le precedenti cadute, disordini dell'andatura e dell'equilibrio, imperme, riduzione funzionale, dello stato funzionale, qui ricordiamo le attività quotidiane e cognitive, un basso indice di massa corporea, quella magrezza, e fra i fattori estrinseci ricordiamo alcuni elementi importanti. La polifarmacoterapia, in genere, ovvero sia coloro che prendono più di 5 farmaci, hanno un maggiore rischio di cadere. E qui vedete la correlazione tra il quesito 1 del San Fraile e il 5, e vi ricordo come l'1, il 3 e il 5 siano quelli che correlano in maniera significativa col giudizio soggettivo di salute della persona. Tra i farmaci, certamente i farmaci psicotropi hanno un ruolo importante, soprattutto perché sono usati molto nell'anziano, ci sono altri farmaci. Non so se c'è una diapositiva proprio dedicata ai farmaci. Comunque ricordate la polifarmacoterapia, che è uno che appunto fa parte del San Frey. E qualora dovessimo parlare di interventi per ridurre la fragilità, vi ricordo che uno dei quattro interventi definiti dalla Consensus Mondiale sulla fragilità è il cosiddetto deprescribing, ovvero sia la riduzione della prescrizione di farmaci. E ultimo, i rischi, i pericoli ambientali legati ad alcuni elementi che troviamo in casa, ma troviamo anche fuori di casa. Qui viene ricordata l'illuminazione scarsa, e le troviamo purtroppo anche in alcune vecchie case di riposo. La
i tappeti e la mancanza di punti di appoggio di sicurezza nelle sale del bagno, ma qui no, mancano rischi ambientali legati alla pavimentazione sconnessa, marciapiedi poco stabili, quindi troviamo ben al di fuori dell'ambiente domestico. E qui vedete, ritorniamo al precedente, come in questo lavoro lo short physical performance battery è il test più sensibile nella svelare il rischio di caduta. Quindi quando voi fate la SPPB, eseguite anche un test molto sensibile per il rischio di caduta, come pure quell'altro test che abbiamo visto in fondo, vi ricordate, il time up and go test, il test apparentemente semplice, vedete anche il livello di significatività molto alto, sono i due test più significativi nella valutazione del rischio di caduta. Quindi abbiamo già in qualche modo individuato i test che vanno a misurare il rischio di caduta intrinseco della persona. E qui vedete che la mobilità predice i cambiamenti nella qualità della vita e c'è un rapporto tra il short physical performance battery sia nel sesso femminile che nel sesso maschile con il rischio di caduta. E vediamo, facciamo una piccola digressione sul rischio sulla paura di cadere, che come ho detto è il reliquato più frequente della caduta e che non è di poca importanza. Qui, per esempio, si è visto come in rapporto alla presenza o meno del rischio di cadere, fear of falling, yes, sì o no, quindi qui in questa colonna ci sono le persone che hanno paura di cadere, in quest'altra quelle che non hanno paura di cadere, e vedete come il livello di fragilità delle persone che hanno paura di cadere è molto più elevato rispetto a coloro che non hanno paura di cadere, e anche la prefragilità è sempre più elevata. I test funzionali in questo caso, vediamo come il famoso time up and go test risulti significativamente alterato rispetto a chi non ha paura di cadere, e altro elemento significativo, la velocità del cammino, che è più rallentata in coloro che hanno paura di cadere rispetto a quelli che non l'hanno, e poi anche se con significatività inferiore, la cadenza, quanti passi si fanno al minuto, meno passi in chi ha paura di cadere, più passi in chi non ha paura di cadere, la lunghezza del passo, che è significativamente significatività statistica, che 0,02 è molto alta, è più elevata la lunghezza del passo rispetto a chi ha paura di cadere. Ci sono centinaia di lavori sulla paura di cadere, è chiaro che non si potevano portare tutto. È chiaro quindi che sono molto importanti e sono sviluppate
soprattutto nei paesi anglosassoni, una serie di interventi per ridurre l'incidenza di salute nella popolazione anziana. Mi parlano dei medici di medicina generale che devono essere sensibilizzati e di programmi che anche la sanità pubblica deve avviare una volta che si identificano pazienti ad alto rischio. Quindi qui si tratta di individuare pazienti ad alto rischio di caduta proprio perché si possono mettere in atto una serie di interventi sia educazionali, sia di prevenzione. Con esercizi che diciamo, sono avviati verso la promozione dell'attività fisica e in particolare cito il Tai Chi che risulta specificamente nella prevenzione delle cadute, l'intervento più efficace tra le varie tecniche di attività motorie. Qui ci sono alcuni dati sui risultati di efficacia e come vedete gli interventi più efficaci sono interventi sul gruppo multicomponenti, ovverosia con interventi che migliorano, che informano, che per esempio migliorano con esercizi di equilibrio oppure con Tai Chi, cioè interventi con la riduzione di farmaci, quindi interventi di farmaci, con interventi ambientali, cioè interventi che vanno a valutare i rischi a livello delle abitazioni soprattutto. Sono gli interventi più efficaci. Gli interventi monocomponenti sono sempre molto meno efficaci, ad eccezione, qui vedete il dato interessante, molto interessante del gruppo Tai Chi, che risulta superiore anche agli esercizi di gruppo a domicilio multicomponenti. Sono stati eseguiti parecchi studi sul costo efficacia. C'era uno studio che non ho riportato, francamente, invece che sarebbe stato interessante sul ruolo dell'infermiere di famiglia e di comunità nella prevenzione delle cadute, cosa molto interessante perché è un lavoro italiano fatto dalla professoressa Paola Lobbia, che avete ascoltato stamattina, e che ricorda come in pratica un intervento di prevenzione delle cadute di per sé paga il costo di un infermiere di famiglia. Per concludere, quindi abbiamo visto dei test fisici che già in parte sono già inseriti tra i test del Sanfair Plus e che coprono anche una risposta a questa quinta domanda sulle cadute che cadono più volte durante l'anno. Di solito chi cade una volta poi spesso ha delle recidive. E infine, qui volevo farvi, vi ho portato il test che supporta il Sanfrecce Plus. È un test che non valuta il rischio di caduta, ma è un test che più che sulla caduta indica se nella comunità di vita della persona, diciamo, è favorito il movimento, la comunicazione con gli altri. Adesso lo vediamo. Lo strumento si chiama AFEAT, Age Friendly
comunque è su integrazione ambientale a misura differenziata, cioè l'acronimo è un acronimo americano, age friendly, la prima numero di po' elderly, e la terza qua deve essere l'ambiente. E vedete, sono una serie di domande che vanno a indagare la presenza o meno di facilitazioni per, diciamo, favorire l'attività nella popolazione anziana. Su questo l'Italia è abbastanza indietro. Vi ricordo che, pur essendo il nostro paese, il paese con gli indici di invecchiamento che sono al top dei paesi europei, nel 2014 la Comunità Europea aveva sviluppato una misurazione del cosiddetto invecchiamento attivo, e dal primo paese che l'Italia è per il numero di popolazione anziana, per quanto riguarda le possibilità che le persone anziane hanno di partecipare alla vita comunitaria e quindi di sviluppare un invecchiamento cosiddetto attivo, noi crollavamo dal primo al 14 posto. Io non so se dopo il 2014 è stata più ripetuta questa migliorazione, ma non credo che le cose siano particolarmente migliorate, forse sono anche un po' peggiorate. Le vediamo. Sono 10 domande. Sono in grado di accedere a servizi locali come negozi, ristoranti, servizi di manutenzione o cliniche senza alcun problema? Qui evidentemente la risposta è legata sia alla presenza di questi servizi nel, diciamo, territorio circostante, nell'ambiente di vita della persona, sia della possibilità che questa persona ha, se ci sono facilitazioni nell'accesso. Pieno d'accordo, disaccordo, indifferente, né accordo né disaccordo, accordo, pieno accordo. La seconda, sono in grado di muovermi all'interno dell'area senza problemi? E questo sottintende, tanto ho la difficoltà nella città dove vivo io, è una città che mette a dura prova le capacità, perché è una città dove l'area pianeggiante è minima e quindi sono tutte strade in salita o in discesa, che sono altrettanto pericolose per chi ha difficoltà di movimento, e quindi coinvolge la topografia, coinvolge la presenza di servizi pubblici, facilitatori al movimento. Qui a Genova recentemente è stata attivata il Silverbus, che è un bus a chiamata adeguato alla popolazione. Vivo in prossimità di servizi locali come negozi, ristoranti, servizi di manutenzione, cliniche. Probabilmente sono cliniche, prodotto sbagliato, perché cliniche era ambulatorio. Ambulatori di medici di base. Il mio alloggio è sicuro, pulito e ben tenuto. Ci sono molti posti dove è possibile incontrarsi con amici e familiari, oltre che impegnarsi in attività comunitarie. 6. C'è una costante mobilitazione finalizzata a includere le persone a rischio di isolamento sociale. 7. Sento di essere parte importante della mia comunità locale. Posso impegnarmi in un lavoro volontario retribuito senza preoccuparmi di eventuali requisiti speciali. Ho accesso facile alle informazioni riguardanti la comunità locale e sono in grado di dare la mia opinione all'interno del processo decisionale basato sulla comunità. Ho accesso facile a informazioni e servizi riguardanti la mia salute. Quindi questo strumento è da un quadro sull'ambiente circostante, sul grado di rispondenza ai bisogni di una popolazione che potenzialmente ha
problemi di fragilità e disabilità, e quindi lo considero un ponte tra la prima parte che abbiamo, credo, visto stamattina, ovvero sia gli item che riguardano la fragilità fisica, e la seconda parte che riguarda, diciamo, aspetti sia cognitivi, sia diciamo di socializzazione barra isolamento, sia di tipo socio-economico, che possono essere anche intravisti da questo strumento proposto da Soundbrain Plus. Vi ringrazio e avrei terminato. Grazie a te, Ernesto.